Al piano terra della propria abitazione, oltre al laboratorio di odontotecnico, aveva attrezzato un vero e proprio studio medico con tanto di lettino da dentista. Sono state le numerose testimonianze raccolte dalla squadra mobile della questura di Pescara ad incastrare un odontotecnico di 63 anni accusato del reato di esercizio abusivo della professione medica, perché in assenza dei titoli necessari, cioè la laurea in medicina e chirurgia con relativa specializzazione in odontoiatria, svolgeva l'attività di dentista all'interno del proprio studio di Loreto a Prutino. I suoi pazienti hanno confermato come fossero soliti rivolgersi a lui ogni qualvolta avevano bisogno di un'otturazione, di una pulizia dei denti o addirittura di un'estrazione, considerandolo un vero e proprio dentista di famiglia. Le indagini dirette dal sostituto procuratore del Tribunale di Pescara, Rosaria Vecchi, hanno evidenziato che l'uomo, pur non avendo mai conseguito la laurea necessaria, fosse di fatto conosciuto come il dentista del paese, il tutto ovviamente senza che venisse fatturato alcunché. Alla luce degli elementi di prova acquisiti dalla squadra mobile, la Procura della Repubblica ha chiesto il provvedimento del sequestro preventivo emesso dal GIP Gianluca Sarandrea, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di esercizio abusivo della professione, valutando peraltro come necessario a tutela dell'interesse della collettività a regolare svolgimento delle professioni il sequestro dello studio, stante il rischio di reiterazione del reato.